ragazzi, oggi stiamo andando a ritirare l'ultima moto di Michael. Voi direte, siete ricchi? Noi diciamo no, non è vero. Noi vendiamo altre nostre cose per acquistare qualcosina, tra virgolette, nuovo, usato o in qualche offerta che troviamo. Ieri abbiamo preso il CR di Luca, oggi questa hot bike che è identica a quella mia bianca, ok? Naturalmente più nuova, motore rifatto, dovrebbe essere un 150 o 160, per cui più potente, e naturalmente più nuova della mia, ha le stesse carene, stesso modello, so. Andiamo a vederla, dovremmo acquistarla, e questo è quanto. Adesso, confronto a ieri, il viaggio è più corto, che qua sono circa un quarto d'ora. Allora, quella moto come impressioni sembra abbastanza bella, la conosco già perché Piero aveva quella bianca e quindi di carene è uguale, altezza è un po' più alta però di motore molto più potente e quindi non saprei come potrei trovarmi con un motore altezza un po' più di quella che era. In poche parole, noi, il nostro pensiero che voi avete visto era di far passare anche lui a un cross due tempi, no? Però purtroppo le cifre sono veramente alte. Ne abbiamo trovato uno, ma purtroppo era già da molto l'annuncio attivo e per cui è stato già venduto. Adesso andiamo su questa anche perché abbiamo fatto provare ieri a Michael su CR e non ci arrivavano appena le pedaline, per cui per non rischiare, e come ce l'ho consigliato anche in pista, Michael passava a quella misura e Luca passava a un'altra misura per le loro altezze. E giusto così, adesso lui proverà naturalmente, come ha detto Michael, il motore più potente. Dice il ragazzo che la moto è uscita dal meccanico un paio di giorni fa, per cui è stato tutto il motore revisionato, speriamo bene. Boh ragazzi, noi siamo quasi arrivati, andiamo a vedere un po' la moto. Naturalmente non potremo riprendere mentre stiamo parlando perché non ci sembra giusto. Ti premo stupidi qua. Farebbe come ho fatto ieri, poi vedete tutti i due video. Magari si riprende come torniamo, la moto è caricata in macchina e via dicendo. Dai, dopo ragazzi, divertitevi. Allora ragazzi, siamo qui andando verso Uras, abbiamo preso il bolide, vedete qua dietro. Adesso quando scenderemo per portarlo in casa, ve lo farò vedere meglio. A fra un po'. Questa è la moto. Perché sto così? Tutto il suo splendore. Allora, il proprietario ha detto, il vecchio, che i freni sono quelli di KTM, perché questi qua che avevo, quelli vecchi, non reggevano da potenza. E niente, qua il carter manca, lo compreremo. E poi qua cambieremo alcune cose, tipo il manubrio, e magari appena posso anche le leve della frizione del cambio, e toglieremo il cavalletto.